L'ho trovata con già un processo di rinnovamento e di ristrutturazione importante portato avanti dal precedente consiglio di amministrazione. È chiaro che noi ora dobbiamo portare avanti come amministratore unico insieme al direttore generale Claudio Cipollini questo processo di ristrutturazione. È un portare avanti un processo di ristrutturazione per sviluppare i nuovi investimenti che sono già pronti, sono necessari per implementare la qualità e la quantità dei servizi. Noi dobbiamo rendere l'AMAM come un'azienda che presenti un valore di partecipazione con l'utenza, con i clienti, ma anche una partecipazione interna, quindi recuperare il rapporto con i lavoratori in un clima sereno che possa sviluppare bene i programmi che sono già in atto, ripeto, di ristrutturazione, di risanamento per lo sviluppo degli investimenti. Sia per la rete idrica, sia per i progetti di rinnovamento dell'information technology, cioè del software che gestisce l'intera azienda, che è l'anima dell'azienda, e sono elementi importanti per recuperare quell'elemento di trasparenza e di partecipazione, come dicevamo, della collettività nella stessa azienda.